Terzo mandato consecutivo per Walter Placida alla guida di Confagricoltura Catanzaro. La struttura ha lavorato tanto in questi 7 anni di gestione dell'amministrazione uscente, ha dimostrato una continua crescita su tutti i settori di cui si occupa, a partire dalle paghe, dal patronato, ma anche per quello che riguarda le domande uniche. Diciamo, siamo stati capaci in questa gestione di raddoppiare un po' i numeri originari. Il settore negli ultimi 2 anni ha vissuto momenti di forte difficoltà. Noi veniamo da 2 anni di pandemia che ha falcidiato alcuni settori, penso al florovivaistico, ma anche alla zootecnia, il settore vitivinicolo, il settore oleario, che in Calabria ha una rilevanza molto importante, perché si è bloccato il sistema della distribuzione Horeca, perché si è bloccata un po' la vendita dei prodotti di alta qualità. Però, come in tutte le crisi, si generano dei nuovi processi, quindi la Calabria ha incominciato a guardare con maggiore attenzione al settore online, che ha una crescita importante. E poi è venuto questo momento di guerra, che è una guerra globale perché è di interesse internazionale. Sulla rielezione di Placida, il numero uno di Confagricoltura Calabria, Alberto Statti, sottolinea che evidentemente perché ha lavorato bene in questi anni, lo ha fatto con grande senso di abnegazione, di attaccamento all'organizzazione, ma soprattutto con grande senso di responsabilità nei confronti dei soci. E quindi siamo tutti assolutamente soddisfatti di questa rielezione, anche perché ci aspettano momenti difficili, momenti nei quali dobbiamo da una parte interloquire con la politica relativamente alla nuova programmazione e dall'altra parte fronteggiare la grande crisi che sta attanagliando le imprese in questo momento. Al centro dell'assemblea la nuova PAC, politica agricola comunitaria, sulla quale per il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso costruire un percorso dove si possono effettivamente portare delle agevolazioni, cercare di stare vicino alle imprese e rispondere alle esigenze del momento. Diciamo che se analizziamo lo stato delle aziende agricole non possiamo che essere orgogliosi di quello che si è fatto finora. Pensare che nel primo trimestre del 2022 le esportazioni della Calabria sono aumentate di circa il 36%.